completa il nostro inviato Francesco Pancani. Una fetta di Serie A in palio tra Empoli e Salernitana, partita giudicata a rischio sul piano dell'ordine pubblico per il ritorno dei tifosi campani in Toscana dopo gli episodi di Coppa tra Fiorentina e Grasshopper costati l'eliminazione dei Viola dall'Europa. Ma oggi c'è da tenere d'occhio soprattutto la classifica delle due squadre, molto contratte all'inizio. Ci prova di Napoli, raso terra al lato. La replica della Salernitana, Vannucchi per Di Vaio, la respinta di Sereni. Gran tatticismo, si capisce che solo un episodio può sbloccare il risultato, magari su calcio da fermo. Punizione di Di Napoli, sceglie bene il tempo, Cerbone per lo stacco, vincente, di testa. Alla mezz'ora dunque lo rivediamo nel montaggio di Carla Provvede Ridolfi, la rete del vantaggio empolese. Al Castellani però la festa azzurra dura sì e no due minuti, liscio di Bisoli, strada spianata per Di Vaio che da quella posizione non può sbagliare. Empoli in grandissima difficoltà sui lanci lunghi, Di Vaio imprendibile, stavolta però la sua mira è troppo angolata. Prova a reagire l'Empoli con Di Napoli, Balli intercetta di piede, squadra troppo lunga quella toscana, varchi enormi tra difesa e centrocampo, va via Vannucchi sulla corsia destra, la sua conclusione impegna Sereni. Bisoli e Bianconi cercano di spiegarsi, ma l'assenza di Baldini, squalificato, è un handicap pesante per l'Empoli. La velocità ancora di Di Vaio, bravo Sereni stavolta a chiudergli lo spazio. Da apprezzare il gesto tecnico di Martuscello, Balli però non corre rischi. Panchine teoricamente in bilico, sia quella di Sandreani sia quella di Rossi. Ripresa nella Salernitana, Monaco per Fresi, l'atteggiamento tattico è sempre il solito, pressing e immediato lancio per Di Vaio, numero in aria, Sereni è attento. Empoli come bloccato, lo show di Di Vaio invece continua, stop di petto, tiro di sinistro, prodezza di Sereni. Cambi azzurri, Bonomi per Martuscello, Carparelli per Di Napoli, ma guardate come sembra tutto facile per il giovane attaccante Granata, ruba palla a Fusco, supera Sereni sulla linea, il recupero di Bianconi che salva l'1-1 anche se per poco all'ennesimo contropiede, infatti Di Vaio centra il bersaglio e per Rossi è come la fine di un incubo. Tutto quello che riesce a mettere insieme l'Empoli è qua, una punizione di Bonomi parata da Balli. Al 24esimo episodio deprecabile, Del Grosso cade a terra, forse colpito da un oggetto lanciato dalle tribune. L'arbitro Rossi lo allontana in malo modo perché il giocatore non drammatizzi e poi va a verificare le condizioni del suo collaboratore di linea. Si riprende nel segno di Marco Di Vaio, tanto per cambiare posizione dubbia. L'arbitro fa proseguire ed è il 3-1 della Salernitana. Finale, rigore per l'Empoli, cross di Chiappara a mani di Monaco che poi protestando viene anche colpito involontariamente, ovvio, dal signor Rossi, dalla dischetta, la realizzazione di Bonomi, ma per l'Empoli è comunque crisi. Non vince da 10 giornate, a fine gara qualche contestazione dei tifosi e un lungo faccia a faccia tra i dirigenti empolesi e il tecnico Sandreani. La società ha preso tempo per valutare la posizione dell'allenatore che però ormai sembra...